Bentornati sul canale di Devi, ragazzi. Oggi bombardiere giapponese G8N1, torrette da 20 e da 13.2, attenzione, davvero devastanti. Come potete vedere, siamo contro gli americani, ovviamente, mappa che non ci permetterà di rifornirci, in quanto ci sono solo portaerei come base principale e non abbiamo la base di terra, l'aeroporto. Poi non so se le forze nemiche andranno a catturare Alpha e sarà disponibile. Comunque sia, per il momento partiamo senza possibilità di atterrare. Allora, il nostro bersaglio tecnicamente sono quelle portaerei che vedete, però noi penso che ce ne fregheremo altamente, cercheremo di distruggere gli aerei che sono di fronte a noi. Allora, Ki-83, N1, J7, la zanzara volante praticamente, l'aereo è davvero brutto, anche se le torrette ha dei cannoni abbastanza buoni, però insomma lascia un po' a desiderare come aereo, anche di come proprio come già vederlo non è un bel vedere, ecco, partiamo da questo presupposto. Dice di andare a 7000 metri, ma 7000 metri poi potremmo in teoria. Cavolo, mi ha fatto male, eh? Mi ha fatto molto male. Continua a sparare da 2 chilometri. Miseria. E vabbè, qui stiamo sognando ad occhi aperti, perché insomma, porca miseria, abbiamo una perdita di carburante e olio. Mannaggia, quel B29 mi ha beccato in pieno, incredibile. Mi ha beccato in pieno, c'è qualcuno lì. Oh cavolo, uno spit. Vai. Una kill per Devi, massacrato, non ha capito nulla, grazie. Ragazzi, le torrette, l'ho detto che fanno male. Fanno malissimo. Buono, davvero buono. A 26, sì, andiamo sopra. Aspetta, piano, ricordiamo che siamo un bombardiere. Ok, bravo. Ma aspetta, ma lui sta già prendendo, mi sa. Sì. Sta già arrivando, porca miseria. Buono. Buono così. Aspettiamo. Vediamo il web. È un po' complicato. Ok, sta ricaricando il nostro mitragliere, però lui non penso che riuscirà a beccarci. Ok, stanno attaccando la nostra base. Allora, 1.48, ragazzi, sta arrivando, prepariamoci alla difesa. Web 1.45, no, non ce la fa. Noi tecnicamente andremo a perdere il motore di sinistra, il primo da sinistra, perché abbiamo una perdita di olio che è a lungo andare ovviamente ci farà perdere il motore, però ce ne freghiamo veramente. No, troppo. Allora, cerchiamo di farci beccare in teoria poco, facciamo una piccola virata, perdiamo qualcosina, vediamo se lui arriva. 1.38, 35, 30, 33, 1.20, sì ragazzi, lui è incazzato con noi, davvero arrabbiato. Aspettiamo ancora un pochino, dai. Ok, adesso buono, un colpo non è sufficiente.
No, no, lasciamo, lasciamo, lasciamo. Vediamo anche all'interno come viene vissuta questa cosa. Assist, grazie. La zanzara ce la fa. Vediamo come viene vissuta all'interno del bombardiere questa missione. La visuale del nostro pilota. Allora, grandissimo. Vabbè, dai, non ti guardo più. Non ti guardo più, evito. Possiamo perdere quota. Anzi, abbiamo un F8 B29. Sono rimasti 4, 5 nemici. Siamo primi con 1201, incredibile. Allora io farei una cosa. Farei una cosa. Piano piano andiamo sull'F8. Avete capito bene? Piano piano, siamo pur sempre un gigante, un bisonte. Quindi dobbiamo fare molto lentamente. Allora, per il momento la base non è ancora conquistata. Sono 2F8. Diamo la caccia ai caccia, fantastico. Perdiamo quota. Mitragliere, ricarica effettuata, perfetto. L'F7F1 davvero devastante. Ha un armamento che fa davvero male. Un F8 alto. Weppa, 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 weppa. Chi è che grida? Qualcuno che grida. Ah, il T-84 distrutto. Oh cavolo, arriva l'F7. Io direi di prendere quota. No, aiuto. L'F8 è molto alto. Penso che sarà, che sia anche incazzato con me. Prendiamo quota. Le bombe non le stiamo considerando per nulla. Fantastico. Ok, lui sta salendo. L'F7 a destra, però mi preoccupa più quello là. Arriva. Critico! Incredibile, sta prendendo fuoco. Grande Devi, dammi la kill, dammi la kill, dammi la kill. Dammi la kill, maledizione. L'ha spento! Ma che culo! Dai, ha spento l'incendio, non ci voglio credere. Lo stiamo ricaricando. Posso morire così. No, assist! No! Cazzatora, non ci credo, stava prendendo fuoco. Sarebbe stata un'altra kill per Devi. Che sfiga, che sfiga. C'è qualcuno che mi chiede se sono ok. Guarda, tutto perfetto, semplicemente ho un po' di danni. O tipo, adesso sarebbe interessante vedere la visuale del comandante, del pilota. Guarda lì, cosa deve vedere. Perché mi guardate così voi? Non mi guardate. Ok. Adesso dobbiamo piano 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 piano, ho detto piano, virare e cercare di... Siamo a 6700. Abbiamo due perdite. Motore 1, olio e olio 2. Vediamo un attimo. No, 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 no. Non posso lasciarlo un attimo perché... Buono così. Buono così. Buono, buono, buono. Che mi ha chiesto se stavo bene? Ok. Grande. Ragazzi, cerchiamo di perdere quota. Siamo primi con 1802 punti. Dovevano essere due kill, però la sfortuna si è messa contro di noi. Allora, aspetta, aspetta. No, non ce la faccio, l'ho vista adesso. La corazzata. Non ce la farò mai a beccarla. Vabbè dai, le ho sganciate come capitano. Mi ero scordato anche di aprire il vano. Bombe, no, stai tranquillo. No, non ce la faccio, non ce la faccio. Devo tenere d'occhio. Il nemico ha preso l'iniziativa. Cerchiamo di perdere quota, dai.
Ok, abbiamo perso un motore, quello di sinistra, quindi ci sono rimasti tre motori operativi, anche se abbiamo una perdita su un altro. Comunque ce la facciamo a volare, dai. Ce la facciamo e come? Siamo a 5.400 metri. Purtroppo la base di Alfa non è stata ancora catturata. Io non posso fare davvero molto perché siamo troppo alti e finché scendo, ok, partita vinta, tutti bravi. Fantastico! Vediamo un attimo. Ok, abbiamo fatto un po' di spam. Se non agiamo in fretta, il nemico vincerà. Abbiamo vinto, ragazzi, siamo arrivati terzi, 1802. Alla fine abbiamo pagato quella kill dove il nemico è stato davvero molto fortunato perché avevo dato fuoco all'aereo, però poi ha spento l'incendio, non so come. Vediamo nel dettaglio quello che sono riuscito a guadagnare. Ecco i risultati post scontro. Abbiamo guadagnato 50.000 crediti, abbiamo messo a segno il primo attacco e come detto siamo arrivati terzi. Bene ragazzi, il video finisce qui. Io vi invito come sempre ad iscrivervi al mio canale in modo tale da non perdere nessuno dei miei aggiornamenti. Un mi piace e una condivisione sarebbero davvero molto graditi. Direi che è davvero tutto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!